La mostra presenta molti inediti, quindi è una mostra di opere di grande qualità e questa trentina di opere è stata suddivisa in tre sezioni diverse, quindi la musica sacra, la musica nella mitologia e nell'allegoria e la musica in qualche modo legata ai ritratti e al ritrarre dal naturale. La musica e le arti figurative che si coniugano ad Arezzo grazie alla mostra La musica dipinta dalle miniature rinascimentali a Lorenzo Tiepolo. L'esposizione ospitata all'interno della Casa Museo Ivan Bruschi sino al prossimo 14 ottobre. Abbiamo voluto ospitare un'importante collezione, quella dell'antiquario Enrico Frascione di Firenze, che ha consentito di creare una specie di inventario, di percorso molto suggestivo nei temi musicali, dalle miniature del Rinascimento fino ad arrivare alle opere del Settecento e dell'Ottocento. Come nasce questa mostra e perché avete deciso di portarla ad Arezzo? Oh, la mostra nasce perché Arezzo è una città della musica, la città della musica o una delle città della musica per via di Guido d'Arezzo, ma anche per la sua tradizione fortissima in tutti e due i campi, nel campo della musica e nel campo del collezionismo d'arte. E non solo. Il primo collezionista, forse il più antico, è stato Giorgio Vasari. Questa forse è una delle opere che insomma rappresenta meglio questa musica. Sì, questo è un inedito di Andrea Benedetti, questo artista che si è ispirato anche alle famose Nature Morte di Basquenis per realizzare un vero e proprio compendio di strumenti musicali dell'epoca.